Per alcuni miei clienti spendere non è un problema. Milano, capitale dell'alta moda, lo shopping di lusso passa da qui e con l'arrivo delle festività natalizie alcune persone non badano al prezzo dei propri desideri. Questo vestito costa 9.900 euro, potrebbe essere adattissimo per le feste natalizie perché ce ne sono tante e ovviamente le clienti vogliono continuamente cambiarsi l'outfit per non ripetere mai lo stesso vestito. La borsa non può mancare, quindi con una spesa di 12.000 euro si ha un outfit non proprio completo per un party di Natale. Ah, certo, sì, certo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Valeria Rossi conosce a perfezione le vetrine più glamour della città perché di lavoro fa la personal shopper. In parole semplici, Valeria aiuta i suoi clienti a trovare lo stile giusto per ogni occasione, soprattutto le più esclusive. Ho portato qua una mia cliente che era pronta per un red carpet e abbiamo provato questo cappotto da 12.000 euro, un abito di paillette da 7.900 euro, una borsa da 2.750 euro con le scarpe immancabili da 895 euro e perché no, ci potrebbe essere o un cerchietto da 1.950 euro o un diadema da 1.750 euro per proprio le clienti da red carpet. Ci sono persone di diverse fasce, diverse target, abbiamo gli stranieri che sono quelli che portano a casa un bel bottino. E ci sono gli italiani che comunque danno soddisfazioni perché comunque chiedono sempre suggerimenti sull'outfit, su come mixare i vestiti, l'abbigliamento e l'accessorio a seconda dell'abbigliamento. Ti è mai capitato di avere un cliente con una remora che si sentisse in colpa di spendere così tanto pensando, non lo so, a qualcuno che non ha neanche il tetto sopra la testa? No, perché in quei momenti i clienti che si rivolgono a te in quel momento sono in una bolla. È un po' come il primo amore, appena lo vedono e si innamorano non guardano il cartellino. E le borse costano dai 2.500 euro fino a 50.000 euro. Le russe amano gli strass e l'oro. Alcuni sono pezzi unici, richiesti soprattutto dalle donne arabe. Le clienti italiane cercano più la tendenza e quindi si lasciano un po' trasportare dalla moda del momento. E comunque per alcune clienti il sentirsi belle non ha prezzo.